Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi con noi il maestro Umberto Piersanti, che non ha certo bisogno di presentazioni. Siamo molto onorati di averla con noi. Grazie maestro per aver accettato l'invito. Come sta? Benino, per come può star benino un 81enne con un po' di casini addosso, però insomma potrebbero essere anche peggio, mi va bene. Io la vedo in splendida forma, tra l'altro il rosso le dona particolarmente. Bella sta cosa, così continuerò a corteggiare qualche donna nella speranza che abbia misericordia nei confronti della terza età. Maestro, lei ha appena ridato alle stampe, diciamo nel marzo del 2022, I luoghi persi, con una sessione di 12 inediti e la prefazione di Galaverni. Questo libro, che esce con la prefazione di Roberto Galaverni, mi è stato proposto da Crocetti perché Crocetti stava ripubblicando alcuni testi che considerava importanti degli anni 80, 90, primi 2000. E I luoghi persi lo ha considerato uno dei libri fondanti. In realtà io credo che sia vero. I luoghi persi del 94 usciti da Einaudi avevano avuto 9 o 10 edizioni, non ricordo, ma sicuramente 9 perché l'ottava ce l'ho io delle ristampe. I testi inediti li ho aggiunti io, pensando che era una pubblicazione importante. Allora, confrontarla con alcuni testi d'oggi, e così la si arricchisce. Così come accanto a Roberto c'è l'altra del 94 di Carlo Bo, uno dei più grandi critici italiani. Da questo nasce la riedizione dei luoghi persi, che mi ha colto di sorpresa. Luoghi persi sono di vario tipo. Se io, invece di cercare le strade e le rotte aeree che corrono tra Roma, Parigi, New York, cammino in uno stradino sotto la strada principale tra Urbino e Urbania, se io rivado nella campagna dove viveva mia nonna e il mio bisnonno dai racconti magici, è ancora tutto uguale, come quando a 7-8 anni, nel 48, nel 49, scendevo nel mio fosso. Se rialzo una pietra del fosso, forse ci trovo la salamandra, la raganella salta dal ramo. Ma non c'è più l'odore della battitura, non c'è più il sapore della vendemmia, è un mondo che è finito. Allora, un luogo perso è anche quella casa persa nel tempo e nello spazio. I luoghi persi sono la verità che sta fuori dalle grandi traiettorie, ciò che sembra doversi obliare, ma che invece è fondamentale. I miei luoghi persi sono anche un mondo, un'età della vita, un'età della vita che corrisponde a un'età della civiltà umana, perché con la mia infanzia finiva anche quel mondo contadino nel quale ero cresciuto. Certo, grazie per questa precisazione, grazie per averci portato all'interno dei suoi luoghi persi e adesso magari sentiamo un po' dei suoi versi. Due poesie. Genga inurbinate l'argilla. Qua c'è un pastore che rappresenta un alter ego mitico e lontano che vorrebbe arrivare in cima alla montagna di Genga. La montagna di Genga è come un paradiso terrestre in alto. Lì non c'è più la morte, il tempo è fermo. Per arrivarci bisogna attraversare un tragitto pieno di spini. Però lui, quando arriva, sente il richiamo della nonna. La nonna è questa figura magica, io non credo alla New Age, ma è la magia come verità esistenziale, letteraria, non reale. Lo vede nel
acqua che lei interroga nella pozza e gli chiede di tornare. Lui ha nostalgia, ritorna nella casa. In parole povere, il mio protagonista non sceglie il cielo, ma sceglie la terra. Non sceglie l'assoluto, ma sceglie la concretezza del vivere. La montagna di Genga, la montagna di Genga che barbaglia fino alla conca spersa, di qui osserva. Stanno gli agnelli lenti tra le viti, mai ha fatto ritorno chi la sale. Ma non è il folletto che lo ferma, se ne innamora e resta quando arriva. Lascia l'orto, le cose e si incammina. Giunge che l'aria imbruna le foreste di spini immense, salgono il costone. Lì non separa il tempo notte da giorno, scura c'entra la nebbia e vi ristagna, gocciola dagli sterpi l'acqua nera. Lunghissimo il tragitto, ma poi arriva alle falde del monte piene d'erbe. Cessa il verde più in alto mentre sale, resta la Genga così bianca che abbaglia. Ora il cielo che tocca è spesso vetro, lieve traspare l'ombra quando cammina, pendono fitti gli astri come ciliegie quando maggio le sparge per i rami. Sali tre passi ancora, vieni da noi, lo lusinga il folletto coi sonagli. Qui la pioggia non batte, si ferma il tempo. E la morte s'è persa che fuggivi, è stato il suo ribrezzo che ti porta. Ma aveva nostalgia della casa e lo vide la nonna nella fonte. Solo per la fenisa l'acqua disegna le storie della gente quando uno si imbatte nei folletti, nelle anime dei boschi. Lo chiamò dentro l'acqua la nonna forte, e la sua voce giunse a lui sul monte. Scese il monte di Genga, tornò alla casa di pietra chiara persa in fondo al fosso. Nel saccone di foglie dormì per molto. Viveva ormai nel tempo, sapeva come il risveglio era fuori della conca. Grazie. Dal 2016 è presidente del Centro Mondiale di Poesia Giacomo Leopardi di Recanati. Cosa significa presiedere e far vivere un centro di questa levatura? Il centro di questa levatura lo ha raggiunto con me, perché prima non aveva una gran levatura, non il centro studi diretto da Corvatta e prima da altri illustri, era un centro importantissimo, già fondato nel 1937 in Italia. Il centro invece mondiale era nato un po' per avere anche un po' più di aiuti economici dagli enti. Il suo compito non si capiva bene qual era, com'è ha preso un indirizzo preciso: fare conoscere sotto il nome, l'egida del grande recanatese, la poesia italiana nel mondo. E nello stesso tempo chiamare poeti italiani e stranieri a leggere nel luogo più magico della terra, che è il Colle dell'Infinito. Io ho letto a New York, ho letto a Vienna, a Parigi, a Roma naturalmente, ma quando ho letto nel Colle dell'Infinito l'emozione è stata ancora più grande. Certo. Dunque, il centro mondiale si preoccupa di far conoscere la poesia italiana nel mondo. Noi nel nostro piccolo ci affianchiamo a lei e ovviamente non possiamo far altro che supportarvi e sostenervi. Fate molto bene, perché la televisione italiana, la RAI, con la poesia è una vergogna. Nel tempo che precede, madre,
tiri fra tutte la più gentile, persa con le tue amiche in fondo al fosso. Lunga la treccia, sul tuo corpo snello scende fino alla vita, nell'acqua chiara hai camminato scalza. Scosti le brecce, dentro la tana il gambero s'appiatta, d'intorno sono i colli che tu speri di sorpassare un giorno. Non sai la meta, guardi il greppo che pende e ti sovrasta. Oggi Madio ha preso con la vanga il lepre nel trifoglio alla piantata. Passano i merli dentro l'aria chiara, getta fuori il sambuco, acini fitti, ma celeste lontano, presso i fili, dove muore chi è andato a far la guerra. Scenderà questa notte giù dal cielo, la tua fiaba narravi all'elda attenta, lo aspetto col cuscino presso il noce, c'è come un carro grande che vola sopra, per un contadino un dirigibile un carro che vola al tempo. Per lui metto le viole nel bicchiere, ho tolto dalla cenere i lenzuoli. Dopo scavò la terra proprio alla porta, dentro ci ha messo il noce e la rama chiara, consiglio della Felisa che ha saputo che è quella la pianta dove aspetta. Scende nella divisa grigio-verde, lento giù per la costa sullo stradino, e splende la sua faccia per la luce come mai si era vista dentro l'aria. Sarà quella ragazza che t'aspetta venire nella notte giù dal cielo, la prima che t'abbraccia sulla porta. Prima che nascessi furono insieme, stavano tutti là presso l'aiola a pescare castagne nel caldaro. Ora mancano tutti, manca una casa, solo prima di nascere l'ho avuto. Grazie maestro Umberto Piersanti per essere stato con noi, grazie davvero, è stato un onore. Il piacere mio grandissimo, è un periodo che in Alta Italia vado forte, allora continuo, tante cose. Grazie, grazie a lei e noi ci vediamo ad una prossima puntata di Poetando, sempre su Rete 55. Ciao!